Volleyball Nations League che arriva a Modena al Pala Panini, il grande volley internazionale Italia, Francia, Stati Uniti e Russia. Per gli azzurri l'impresa più difficile è quella di provare a vincere tre partite contro avversari di primissima fascia per qualificarsi per la Final Four. Tanto i giocatori di Modena Volley giallo-blu impegnati con le rispettive nazionali, a cominciare da Ivan Zaite. La tua prima, il Palapanini, non sarà da padrone di casa, non sarà con la maglia giallo-blu, ma con la maglia azzurra. Me la metto sotto, dai, me la faccio stampare al volo da Sarto, me la faccio dare. No. Sì, sarà con la maglia azzurra, che comunque suscita emozioni particolari, quindi ci sarà la doppia emozione data dalla maglia azzurra, data dal ritorno della nazionale in Italia e data dal fatto che giocheremo al Tempio. E quindi il tutto sarà, penso, l'occasione perfetta per cercare di fare qualcosa di straordinario, perché siamo indietro in classifica dal punto di vista del punteggio, quindi confidiamo in quest'area speciale per poter fare qualcosa di difficile, di raggiungere la Final Six. Non potete essere al meglio, però serve un'impresa. Siamo tutti consapevoli del fatto che non abbiamo potuto preparare al meglio questa manifestazione dal punto di vista degli allenamenti, perché logicamente spostandoti da una parte all'altra del mondo non si ha neanche il tempo di lavorare, di trovare l'amalgama giusta, quindi dobbiamo sfruttare le partite. Abbiamo cercato di farlo, i ragazzi hanno cercato di farlo quando io non c'ero, quando qualcuno non c'era, quando ci siamo riposati, comunque quelli che hanno finito la stagione più tardi. E niente, siamo qui, che arriviamo qui a queste tre partite, dobbiamo un po' con l'acqua alla gola, però ecco, comunque con la speranza di giocare bene, con la voglia di dare il massimo. È bello intanto essere qua davanti al nostro pubblico in un palazzetto che è la storia della pallavolo, quindi sarà ulteriormente piacevole, un bell'antipasto delle emozioni che ci darà poi il mondiale, no? In casa, dal punto di vista emozionale, dal punto di vista dell'ambiente, dal punto di vista della bellezza, no? Che ha il nostro lavoro anche in questo senso. Un weekend difficile, molto duro, con tre grandi squadre che sono praticamente qualificate per la Final Six. Sappiamo di avere il compito più duro tra le quattro squadre. Abbiamo recuperato per questo weekend dei giocatori importanti che arrivano qua dopo un paio di settimane di riposo che non avevano fatto dalla scorsa estate. E siamo qua determinati a fare la nostra parte, farla al massimo delle nostre possibilità.